Si chiamava Megan Espinosa, aveva solo 36 anni di età e pensate che si era rivolta ad un medico per, diciamo così, operarsi al seno. Infatti ha attuato, o meglio, voleva avere un seno diverso rispetto a quello che aveva. Si è rivolta quindi a un chirurgo plastico, il quale però sarebbe adesso accusato di omicidio perché non avrebbe chiamato i servizi di emergenza sanitaria mentre la donna in questione era sottoposta a dover subire l'intervento, chiamiamolo estetico, infatti è andata in arresto cardiaco. Durante un'operazione che aveva sostenuto la donna in questione, era un'operazione per andare ad ingrandire il suo bel seno in California, ci sono state delle conseguenze, o meglio delle complicazioni a livello cardiaco, quindi il cuore, e diciamo così, il dottore, il medico, il chirurgo, di nome Carlos Chacón, però ha fatto sapere, o meglio, avrebbe impedito ai dipendenti di chiamare i relativi soccorsi e quindi avrebbe lasciato che la donna perdesse miseramente la vita dopo ben 180 minuti interminabili di grandissima, nonché terribile, sofferenza. Sofferenze indicibili la donna in questione avrebbe registrato in quelle 3 interminabili ore. Adesso l'uomo dovrà presentarsi davanti a una corte di giustizia che lo andrà a, diciamo così, giudicare meglio, anche se già vi ricordo che la condanna nei suoi confronti, barra nei suoi riguardi, sembra essere arrivata. L'accusa, ripeto, che è pesantissima, omicidio colposo. Un reato bello e buono, un reato pesante, forte, abbastanza elevato. Il giudice già ha fissato una cauzione, sarebbe intorno ai 500.000 dollari. Aspettiamo il processo che si eseguirà in un'aula di giustizia. Però vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Megan Espinosa, che tu possa riposare in pace. Amen.